Allora, ragazzuole, questo è il trattamento che io vi faccio sempre vedere contro la cellulite e la ritenzione. Serve anche tanto per gli sportivi. Praticamente riattiva il microcircolo, questa che stiamo andando a mettere, che si chiama carbossiterapia con Reiki, che è delicatissimo. Faccio il possibile. È anidride carbonica, quindi non è nulla di invasivo perché è naturale. Guardate un po'. Queste poi spariscono, eh. Sì, esatto, subito dopo. Allora, oggi farò una storia molto polemica, molto cosa che non è da me farla sui negozi, ma se lo merita. Allora, io ordino spesso, quasi sempre online ormai, e mi trovo benissimo a comprare tipo le magliettine, tante cose da Zara, cose che magari uso anche pochissime, però spesso e volentieri anche quando mi sento giù vado su online, su alcuni negozi e compro quelle cose basic che sappiamo un po' tutti che ci vanno già bene. Dicendo, cerco di riportare le cose che mi arrivano, ovviamente non tutte insieme, mi arrivano giorni e giorni dopo, quindi rispetto alla data prevista. Nonostante quello, riesco un giorno a passare a Milano e le provo e riporto quelle che non mi vanno bene. Scopro però che il negozio in centrale è chiuso, addirittura forse è chiuso per sempre. Vado in Buenos Aires, è chiuso. Ne vado da un altro, è chiuso per rifacimento, cioè sinceramente, ma non è che posso girare a Milano per cambiare delle cose, allora dico vabbè, appena torno. Torno e in questi giorni vedo che sono ancora chiusi, perché oggi, che è il 2, vado per riportarli, in quello in Vittorio Emanuele si dice, Vittorio Emanuele. Mi viene detto che loro non calcolano da quando vi è stata consegnata la roba, ma dicevo, se l'ordine vi arriva 10 giorni di ritardo, segno cose simili, voi non avete 30 giorni per cambiarlo, ve la pigliando under e avete meno tempo. Quindi niente, mi hanno detto di attaccarmi al cazzo in poche parole. Questa è Zara e sicuramente si attaccherà al cazzo e ha perso un cliente, no, che ovviamente nel loro fatturato io contassi granché, però. Che in mezzo era smorticciato tantissimo.